questa settimana inizia di sabato da Monza. Bella! 992 col Pakistan Ice. Oggi sono qui al Time Attack a Monza. In particolare, oggi è giornata di prove libere, sabato. Non sono mai venuto a una tappa del Time Attack. E siccome c'è Ronnie nei paraggi, anche se ancora non l'ho trovato, mi ha detto: Michael, guarda che sono qua a fare da istruttore. E quindi, perché non vieni giù a farti una passeggiata? Cosa hai da fare? C'ho quattro costole rotte, la scapola rotta, a casa mi annoio, prendo un Subaru e vengo. Lo giro almeno per ora, perché non ha tanto senso. Anche se a dire il vero mi piacerebbe portare il Subaru in pista. E non vi nego che mi sta balenando un po' per la testa l'idea di vendere il Subaru, perché obiettivamente è una macchina che, seppur divertente, giapponese, sportiva, va forte. Sulla carta tutte le carte regola per divertirsi, ma il problema principale del Subaru è proprio che è veramente al limite per quanto riguarda il motore. Perché? Perché 2,5 litri boxer è un motore abbastanza delicato, nel senso che scarico, mappa, centralina, 350 cavalli, cammina bene, però fondamentalmente arrivare già a 400 si rischia, non aprendo il motore, di fare molti danni. E quando si sbronzina, si spacca una biella. Pronto? Non vi dico neanche chi mi ha chiamato, perché altrimenti dovrei spiegarvi che in realtà ho già messo l'annuncio della Subaru subito. Ma buongiorno Ronnie! L'abbiamo trovato, cioè, a dire il vero lui mi ha trovato. Buongiorno, Vicky! Buongiorno! Con cosa stai girando? Io con una GT3, in realtà faccio il passeggero come al solito. Quello che vi stavo dicendo era, e chiudo, che la macchina purtroppo Subaru è limitata a livello di motore. Nel senso che, cioè, fondamentalmente gli metto 40 cavalli più, scoppia, col rischio di dover riaprire il motore, bielle, pistoni, turbina probabile e 12.000 euro di fattura, e non ho voglia. Quindi, siccome vorrei una macchina con un po' più di pepe, probabilmente è arrivato il caso di venderla, però vediamo. Inizio settimana, questo è il primo giorno del weekly vlog. Con che macchina vuoi iniziare l'anno? Porca puttana. Oggi ci faremo un'idea. Ti dico che comunque l'obiettivo del giorno è cercare di scroccare un giro a qualcuno. Anch'io voglio mettermi le cinture a quattro punti sul mio GT3, Ron. Non spoilerare, bastardo, non spoilerare. Senti, ferro vero, ma mi dici giusto due cose che ha? Anzi, fai una roba, dimmi cosa non ha. Si sedile del passeggero. Bastardo, quello che mi serviva, proprio quello. Ma Dio, Maria Santa Annunziata e San Gennaro Apostolo. Benessere. Dobbiamo cercare di scroccare un giro assolutamente, ragazzi. Ve l'ho mai detto che Ronnie ha le mani magiche? Ci vede amianto. D'amianto. Per favore, tu ti fai fare uno scarico passeggero a lui? Che va dentro a fare due giri come un... Vai! Firmo! Interessante, perché c'è un raduno organizzato dai ragazzi dell'Officina Muraglia, il terzo memoriale per Pino Muraglia in particolare, e si tratta di un giro in moto più pranzo. Ci saranno un sacco di moto e anche un sacco di voi. Il problema vero è che purtroppo io ho dovuto tirar fuori il Subaru, perché ancora per 10 giorni niente moto. Oh, goccioli, qua qualche pezzo d'eccezione d'elite c'è, ve lo faccio vedere. Lasciate perdere che c'è tutto il Vespa Club di Varese, con un botto di vespe di ogni colore diverso possibile immaginabile. Guardate quanto cazzo.
tutto è bello, questo 50 top totalmente non originale con la Giannelli Power. Bello vero? Di bello sempre. Sempre bello il TM, mi sta venendo voglia di comprarlo. Quasi. Ma vi faccio vedere questa, che è una Guzzi 500 GT16 del 31. Prima moto al mondo con telaio molleggiato, esemplari costruiti, 754. Ma di chi è questa? Vuoi dirci qualcosa di questo pezzo storico e unico che hai? La Guzzi dice che è stata la prima moto molleggiata al mondo, eh? Con telaio molleggiato nel forcellone posteriore. Ah. 150 kg per 100 km orari di moto. Ci vuole il pelo per andare a 100 con questa. Dice la moto Guzzi, eh? Ma noi ci fidiamo della moto Guzzi. Ma penso di sì, sì. C'è un sacco di bella gente, come vi dicevo. Procederò appunto a fare la prefila con il Subi. Guarda un po' che spettacolo. Sapete da un paio di mesi che con Autodoc sta facendo un progetto in collaborazione, quindi sono davvero contento di parlarvene. Autodoc è un marketplace con ricambi e accessori per la vostra auto davvero fornitissimo, forse uno dei più forniti al mondo, e non so se sapete che ha anche un'applicazione per il vostro smartphone. Ve la metto in descrizione nel caso non l'abbiate mai scaricata. Sull'applicazione non troverete degli accessori in più, ma troverete dei prezzi molto più vantaggiosi, quindi vi converrà effettivamente andare ad ordinare da lì. Vi faccio vedere com'è semplice: aprendo l'applicazione e impostando la vostra auto non potrete sbagliare circa la compatibilità di ricambi accessori appunto per il vostro mezzo. Io ho messo appunto la mia Subaru VRX STI e supponiamo di voler acquistare un filtro dell'olio. Scelgo il secondo, il Bosch. Cliccherò poi su pagamento per andare a concludere l'ordine, poi ovviamente arriveranno i dati di spedizione e la modalità di pagamento. Avrete anche un ulteriore piccolo vantaggio, che il codice MIC è da usare a carrello per un ulteriore 2% di sconto su tutto quanto, e vi facciamo vedere ad Autodoc che siamo belli presenti. E io vi sprono ad utilizzare l'app, io la uso da circa 2 anni per i ricambi di qualsiasi mia auto, perché è velocissimo, si trovano tutti i ricambi, il servizio clienti è eccellente, quindi perché non consigliarvelo? Queste e altre partner vi ricordo che mi aiutano a portare avanti l'enorme progetto che c'è dietro Spump in Auto e Moto, e possiamo proseguire. Buongiornissimo ragazzoni, oggi è lunedì e la settimana, in realtà è partita al sabato a registrare, però la settimana inizia a Milano. Sono in centro, sto andando ad un evento organizzato da un'azienda con cui collaboro ormai da 6 anni e che mi ha sempre supportato in ogni progetto del canale, che è MyProtein. Avete presente? MyProtein, ve lo spammo praticamente in ogni video, c'è il codice sempre in descrizione, praticamente da quando ho aperto il canale. Oggi hanno organizzato qualcosa di veramente molto figo, in concomitanza con il lancio di alcuni prodotti nuovi per il periodo appunto autunnale 2021, che poi si protrarranno anche fino al 2022. E visto che non vi ho mai portato ad un evento di MyProtein, proprio perché questo canale è nato praticamente prima del lockdown e a causa del lockdown non abbiamo più fatto eventi, questo finalmente è il primo e sono contentissimo di vedere tutti i miei amici del team. Dietro le quinte dell'evento è questo, noi che stiamo cucinando, cercando di cucinare almeno. Wow, disastro oggi. Perché stai facendo un gatto. Stiamo provando almeno. E io sono bravo. Bene. Uè cuccioli, buongiorno. Mercoledì in cui io e Michelino stiamo andando in un'azienda qui a Cassano d'Adda a parlare di una cosa abbastanza croccante. Lunedì e martedì non è successo niente di interessante, o meglio, niente di spoilerabile, perché in realtà è successo qualcosa di molto interessante, però purtroppo non si può ancora spoilerare, lo vedrete nei prossimi video. Ma nei weekly vi do semplicemente degli assaggi un pochino cattivi di quelli che saranno poi i video bomba bomba bomba, e ne stiamo facendo veramente di molto belli. E adesso che arriviamo vi faccio vedere di che azienda stiamo parlando. A seguito della caduta in moto che ho fatto, ho deciso di affiancarmi con un partner per proteggermi un po' meglio. Vi spoilerò. Ehi! 3:15, ci siamo ritrovati all'Urago Marinone. Stiamo andando da Muraglia per fare dei lavori, anche se in realtà non sembra, visto che siamo più o meno vestiti bene, soprattutto io che sono vestito di bianco. Hai un mezzo che ancora vi devo presentare. Vi ricordate quel mezzo di cui vi parlavo che andammo a prendere a Mantova? Molto bene, quel mezzo lì in realtà non l'ho ancora presentato, proprio perché necessitava di un pochino di accortezze, necessitava di... non posso dirvi di cosa necessitava, altrimenti si spoilerà troppo. Però manca poco, confidate in Spump in Auto, una garanzia. Qualche giorno dopo, oggi è sabato, è l'ultimo giorno di questo weekly vlog iniziato una settimana fa a Monza, in cui vi dicevo casualmente, e non vi nego, totalmente a caso, di aver messo in vendita appunto la mia Subaru VRX STI. Dovete sapere che non sono passate neanche 12 ore da quando l'ho messa in vendita, che addirittura sono venuto a vederla
due persone. L'ho messa fuori ad un prezzo non basso, non indifferente, proprio perché io so quanto potenziale ha questa macchina e tutti i lavori che sono stati fatti è perfetta, non ha un segno, non ha un graffio, è immacolata, sia di motore per quanto riguarda manutenzione, tagliandi, ovviamente anche per quanto riguarda il bollo che ho dovuto pagare circa 20 giorni fa, ma anche di carrozzeria, anche di telaio, è stata completamente rifatta, è stata migliorata, è stata resa molto più funzionale e più bella, e questa cosa ovviamente ha dato motivo ad altre persone di interessarsene. La macchina è anche stata trattata coi guanti, questo lo sapete perché ha fatto praticamente solo una sessione, una giornata in pista Castelletto, e di questo mi dispiace veramente tanto perché avrei voluto sfruttarla molto di più in pista. Questa è stata un po' una project car che ho voluto prendere, che ho voluto portare sul canale, con cui ho voluto fare davvero tanti lavori, e io sono innamorato, sento che è arrivato il momento di andare avanti, di evolvermi in qualche modo, di provare qualcosa di nuovo, delle emozioni nuove, di avere delle macchine ulteriori da modificare per divertirci insieme questo enorme progetto che è Spump in Auto. Ed è per questo che vi dico che la macchina è stata venduta, è stata venduta precisamente domenica. In realtà non vi ho informato subito proprio perché avrei voluto avere la conferma di questa cosa e anche della nuova macchina che andrò a prendere, perché vi assicuro sono andato a vederne poche, ma quelle poche che ho visto mi hanno convinto da subito. Sono abbastanza deciso su quello che voglio comprare e sono sicuro che vi piacerà, perché è qualcosa che non si è ancora visto su YouTube, non si è ancora visto nel modo in cui voglio portarla, ed è qualcosa di super croccante. Quindi mi dispiace tantissimo ragazzi, ma questa è l'ultima volta che vedrete la Subaru sul canale, che mi mancherà veramente tantissimo, con questo muso super cattivo, con questi cerchi così tanto Japan style, con questo passaruota da meno di un dito, con queste minigonne accentuate, questa ala davvero incredibile ed esuberante. Lo scarico prepotente mancherà davvero tanto, tanto, e infatti mi sono preso gli insulti non solo di Ronnie, che vabbè lui è un grandissimo amante di Subaru, ma anche di mia mamma, che assurdamente non le è mai piaciuta la Subaru, invece è arrivata a dirmi: ma come, la vendi di già? Mi sono arrivati 200 messaggi, ovviamente ho e sto tenendo nascosto quello che voglio comprare un po' a tutte le persone per stupire le persone a me vicino, ma soprattutto voi. Ricordate di iscrivervi al canale perché è fondamentale, altrimenti vi perderete sicuramente l'arrivo a breve della nuova auto. È stata una settimana abbastanza intensa e nata totalmente a caso. Vi giuro che sabato scorso, quando sono andato a Monza la mattina alle 8:30, ho preso la macchina, le foto che avevo le ho messa su Autoscout totalmente a caso. Sono andato là, mi sono interessato, ma forse anche colpa della Crazy Run, che mi ha fatto venire davvero tanta voglia di spendere soldi. Salutate il Subi, perché questa è davvero l'ultima volta che lo vedrete sul canale. Lo so che vi piacciono questo genere di stronzate, è esattamente il motivo per cui siete iscritti. Ci vediamo in un prossimo video.